Riccardo Valli, presenteremo il libro La verità del momento. Non serve che vi presenti Bernardo Valli, uno dei corrispondenti più importanti della storia del giornalismo italiano. Valli riceverà questa sera, al termine di questa presentazione, il premio Andrea Barbato per passaggi d'inchiesta, e presenteranno il libro La verità del momento insieme a Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera e Franco Contorbia. È il curatore del libro, esatto, che è una raccolta di suoi articoli. Prego, accomodatevi. Dove preferite? Oppure ci autopresentiamo? Aspetta, prima detto che ci presenti tu o noi cominciamo? Ah, cominciamo noi, va bene. Hola. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno, buonasera. Come vedete è una cosa un po' improvvisata. Tra l'altro avrebbe dovuto partecipare con noi Lapo Pistelli, che si è dimesso poche ore fa e quindi non è presente per un discorso etico di ruolo. Devo dirvi, prima di dire di sì all'invito a questo incontro con Bernardo, avevo chiesto di vedere il libro, me l'hanno mandato e sono rimasto stupefatto. Conosco Bernardo da molti anni, ma ci ho ritrovato un mondo. Questo è un libro che qualsiasi giovane giornalista dovrebbe leggere, e anche non giovane. C'è 60 anni di storia, 60 anni di avvenimenti, 60 anni di guerre. Bernardo, che ho incontrato decine di volte, da Gerusalemme alla Libia a più riprese, all'Iraq, all'Afghanistan, ma direi specialmente in Medio Oriente, ci ha raccontato nelle serate in cui ci incontravamo con altri colleghi così spezzoni della sua vita, del suo lavoro, ma pur potendo dire di conoscerlo abbastanza e di leggerlo da decenni, ci ho incontrato un mondo nuovo. Qui stiamo parlando di un giornalista che comincia a operare sulle grandi crisi del nostro secolo dalla metà degli anni 50. Io mi ricordo che una volta, Bernardo, forse la prima volta che ci siamo incontrati, tu era a Gerusalemme, io ero già corrispondente, e mi dicesti: ma tu quando sei nato? E dico: nel 1957. E tu mi dicesti: ma sai, nel 1956 seguivo la crisi di Suez, distrutto, abbattuto. Guardate, le storie che si ritrovano sono molteplici, spara dall'Asia, dall'Africa, il grande amore di Bernardo per il Vietnam, la guerra del Vietnam, ma l'Algeria, tutta l'epoca della decolonizzazione, e un Bernardo anche onesto, che ammette, come dire, l'approccio ideologico del giornalismo europeo e italiano e suo di quel tempo, con gli errori, con l'innamoramento per le rivoluzioni, e poi rendersi conto che quelle rivoluzioni avevano in esse i segni delle catastrofi che sarebbero seguite, dalla rivoluzione alla dittatura, e ne abbiamo degli esempi molto caldi, molto, come dire, hot, molto presenti dopo le primavere arabe del 2011, quando
tanti di noi, io compreso, ci innamorammo di quello che stava capitando, la grande spinta di democrazia che stava nascendo nel mondo arabo, e poi siamo arrivati a ISIS, insomma, e quindi le grandi delusioni. Con un accenno a questo discorso della verità del momento, che in fondo è la risposta, no? Che mi sembra di cogliere, che Bernardo dà già in alcuni dei saggi articoli che si ritrovano nella prima parte di questo grosso tomo, e dice: beh, ma l'importante è l'onestà. In fondo, perché no, un reporter, un inviato è spinto da una passione, non è sbagliato che creda a una parte piuttosto che all'altra, che addirittura prenda posizione nei suoi pezzi, ma l'importante è che lo faccia con onestà. Poi su questo punto vorrei poi magari fare qualche domanda anche a Bernardo, ma per finire questo brevissimo prologo, introduzione, io direi: guardate, davanti a tutti coloro i quali dicono da anni: ah, ma ormai c'è internet, ormai andare sui posti serve molto di meno, ormai ci sono mille altri modi per avere le informazioni e le notizie, non è necessario andare sui pezzi, non è sui posti per scrivere articoli, per raccontare. Bernardo è l'incarnazione vivente della negazione di questo assioma, ma non lo è anche nell'epoca in cui non c'era internet, in cui comunque bisognava andare per vedere, ma anche adesso. Bernardo è uno forse dei reporter che dopo l'attacco, dopo l'invasione di Baghdad del 2003 è stato più presente, e lo ricordo anche nel 2005, 2006, 2007, nell'epoca del terrorismo duro, quando noi giornalisti, quando qualsiasi occidentale era un target, era un obiettivo del terrorismo, della criminalità, perché poi le due cose spesso si confondono. Bernardo c'era, andava, stava in Libia, me lo ricordo, Ashdabia, ho visto, tra l'altro ho appena finito di leggere il suo pezzo di allora di Ashdabia che appare sul libro, e tra l'altro, così, parlando a ruota libera, allora per noi parlavamo di Bab el-Azizia, la roccaforte di Gheddafi presa dalla rivoluzione nell'agosto 2011. Beh, dopodiché sfogli questo libro e tu scopri che Bernardo vede Gheddafi, è presente in Libia, parla di Bab el-Azizia nel 1970, al tempo del colpo di Stato di Gheddafi e del golpe dei militari. Quindi questa prospettiva, questa profondità storica che davvero ti dà il senso dell'esperienza, del capire le cose, del dare un senso alle cose davanti, scusatemi, uso apposta questo termine, al blaterare molto spesso, alla pletora, alle notizie inutili che noi leggiamo sui blog, su internet, senza nessun controllo, senza accuratezza, senza uno screening, senza un filtro delle notizie, perché poi di fatto chi va, chi vede, chi legge, chi segue una storia nel suo farsi, nel posto, ha poi la visione, poi magari non ci sta più per 10 anni in quel posto, ma quando torna ha degli agganci, ha dei ricordi, non è la prima volta. Per esempio, i Khmer Rouge, Bernardo parla del suo grande amore che del Vietnam, e racconta poi naturalmente dell'Asia e dell'Oriente. Khmer Rouge, noi oggi guardiamo, presentiamo come se fosse una cosa così fuori dal normale, eccezionale, che ISIS cerchi di uccidere i reporter occidentali, ma poi scopri che anche i Khmer Rouge davano la caccia ai reporter occidentali, per altri motivi, ma comunque questo tipo di pericolo c'è, quindi niente di nuovo sotto il sole. Questa capacità di leggere le notizie con l'esperienza, con la forza di chi c'è stato, e l'umiltà di dire: ma sì, è una notizia importante, ma guardate che è già successo qualcosa di prima, non gridiamo sempre al lupo, insomma, la capacità di leggere i fatti e le storie che andiamo a vedere sui posti o che dobbiamo
raccontare. Prima di parlare con Bernardo, scusaci se ti porto ancora via un minuto, però guardate il libro e lo vedrete là, magari qualcuno lo acquisterà. È un libro di storia questo, non è un libro di storia del giornalismo, questo è un libro di storia. E anche se costa tanto, pazienza, vale ogni euro. Però vorrei parlare con un attimo, chiedere al professor Contorbia, che ha avuto l'onere e l'onore di raccogliere questi pezzi, di metterli insieme. Sono il primo pezzo, se non erro, è del 55-56, no? Quindi raccoglierli, collezionarli in epoca pre-archiviazione via internet, insomma, no? Quindi andare a cercare i pezzi. Ecco, con quale criterio, perché Bernardo ne ha scritti molti di più, le difficoltà, come è nato, insomma, ci dia un attimo una genesi del libro, poi entriamo nel merito con Bernardo. Intanto sono molto grato a Lorenzo Cremonesi per aver già messo sul piatto una serie di questioni che sono destinate a riaffiorare sicuramente nel suo dialogo con Bernardo Valli. Ha colto un aspetto che a me sembra impressionante, che è quello di certi tratti addirittura di antiveggenza che hanno consentito a Valli di cogliere delle linee del destino storico contemporaneo. Io posso confermare quanto Lorenzo Cremonesi diceva sulla base di un'attestazione del tutto involontaria. Spiegherò rapidissimamente, perché non voglio sottrarre tempo a loro, come questo libro è costruito, e partirò dalla fine per cogliere proprio questo tratto di antiveggenza. Questo libro è costruito secondo una scansione cronologica che copre gli anni dal 1956 al 2014 ed è tuttavia articolato in una serie di sezioni dove i pezzi sono cronologicamente disposti. Le sezioni sono tematiche, ne è stata ricordata una che io ritengo fondamentale ai fini dell'inquadramento del libro e del suo stesso titolo, perché su questo sintagma La verità del momento, che è un sintagma di Valli e non mio, varrà la pena di ritornare. La prima sezione, dico, è quella che si intitola Sul mestiere del reporter e comprende una serie di riflessioni di qualità straordinariamente alta e sottile che Valli ha compiuto sul proprio mestiere, sul suo senso e sulle sue, se possiamo dire così, prospettive. Le sezioni successive riflettono il ventaglio largo degli oggetti dei quali Valli si è occupato, a partire da quello che può sembrare il più domestico ed è forse il più peregrino, almeno nella immagine corrente che di Valli si ha, cioè quello costituito dalle sue cronache italiane. Noi siamo abituati a inscrivere l'esperienza di Valli su un fondale di tipo internazionale, diciamo pure mondiale, ma non dobbiamo dimenticare che sia negli anni primi della sua carriera, sia in anni invece molto vicini a noi, per intenderci in fretta dal 92 in avanti, da Tangentopoli in avanti, Valli è stato un interprete tutt'altro che conformista o banale della realtà italiana, storicamente e geograficamente intesa, e si è quindi ritenuto di dedicare la prima sezione a quelle che possiamo definire le cronache italiane di Valli. C'è poi una sezione dedicata all'Europa, una all'Africa, una al Medio Oriente, una all'Asia, l'altra alle Americhe. E proprio in fondo a questa sezione intitolata Americhe, che io ho ritenuto di collocare, siamo oltre pagina 1000, siamo tra pagina 1005 e 1012, un testo intitolato L'eredità di Fidel, uscito sulla Repubblica il 22 dicembre 2008. Ecco le ultime parole di questo ultimo scritto che sigilla la raccolta, suonano così: molti sperano e altrettanti temono l'annunciata saggezza di Barack Obama, che si è dichiarato disposto a parlare con Raul. Queste cose
Valli le scrive nel 2008, quando parlavo di antiveggenza non spendevo una parola troppo forte perché volevo sottolineare come certi processi che sono pervenuti a maturazione in tempi recentissimi, sui quali forse varrebbe la pena di sospendere il giudizio per un attimo, ecco, ha avuto la capacità di coglierli nel loro farsi con una forza di anticipo che ha effettivamente qualche cosa di impressionante. E la prima domanda a Bernardo la faccio io, insomma, anche se è capitato già di fargliela in altra sede. Questo titolo che Bernardo Valli ha accettato di dare a questa raccolta è un titolo dedotto da parole interamente sue, che soprattutto nel corso dell'ultimo decennio egli è andato ripetendo, qualche volta inscrivendole un po' en passant nei suoi articoli. Perché la verità del momento, no? Che è poi il senso di un lavoro del quale più volte, lo ricordava Cremonesi prima, si è andati predicando la fine, l'imminenza della fine, la crisi apparentemente irreversibile, che invece Valli ha saputo tenere vivo con una competenza artigianale, sottolineo questo aggettivo che so essergli caro, della quale è traccia perfino nelle pagine, diciamo, che recano la data di ieri. Non stiamo qui commemorando un'esperienza compiuta, ma descrivendo un'esperienza in corso, la cui ultima attestazione era sulle pagine della Repubblica di ieri mattina. Franco, non ho capito la tua domanda. Perché la verità del momento? Ah, non funziona. La verità del momento è un po' quello che un cronista che vede un fatto non sa come evolverà, che sia un incidente ferroviario dove il primo giorno ci sono 5 morti, poi il giorno dopo ce ne sono 25, poi invece scendono a 20. Ma c'è mi piace sempre ricordare una cosa, la ripeto spesso, che è quella di, è diventato quasi un luogo comune, devo dire, è quella di Fabrizio Del Dongo a Waterloo. E questa accade anche sul piano degli anniversari ad hoc. Ora Fabrizio va a Waterloo, vede una battaglia che cambia la storia del mondo. Noi viviamo, se volete, le conseguenze della battaglia di Waterloo. Non mi prolungherò su questo, che è dominio non del cronista ma dello storico. Il giovane Fabrizio assiste, è scappato da casa e assiste alla battaglia, e cosa vede? Vede la vivandiera, vede, parlo nella Certosa di Parma naturalmente, di Stendhal, vede la vivandiera, vede un ussaro che rimane senza cavallo, che gli vuole rubare il suo, vede passare un gruppo di cavalieri in fondo, e forse tra i quali se forse Napoleone, ma non sa che cos'è la battaglia, non ne conosce non solo lo svolgimento, perché ne vede soltanto uno spicco, ne vede e non sa neanche il valore storico di quello che sta, a cui sta assistendo. Io credo che il cronista sia di fronte a un avvenimento sia un po' sempre Fabrizio Del Dongo, un significato, poter prevedere il futuro. Ora questo poi naturalmente il giornalista ha fantasia, e il giornalista non dovrebbe avere la fantasia, perché il giornalismo non è né un'arte né una scienza, ancora meno, perché non è esatta e non permette svolazzi di fantasia. Quindi uno dovrebbe, quando io dico artigianale, dico
che il giornalismo artigianale, dico che è una cosa pratica, poi può capitare che un mobile ben fatto, se lo fa la Gaia Ulenti, o anche una seggiola che è fatta per sedersi, mentre l'articolo è fatto per informare, possa finire in un'antologia, così come una seggiola può finire in un museo, ma in generale il giornalismo è quello. È la verità del momento e quindi è una verità, è naturalmente una contraddizione, è la verità del momento, però è questa, perché il cronista ha sempre l'impressione, una delle caratteristiche, si chiede sempre perché uno, qual è la qualità che un giornalista deve avere, ne deve avere una soprattutto, la curiosità. Se non ha la curiosità non può farlo, e quindi ha sempre la convinzione, ed è anche un pochino, ci vuole anche la passione, perché è vero che deve essere realista eccetera, ma senza passione non si può fare il giornalista. E quindi il giornalista ha sempre l'impressione che il fatto che segue, che deve raccontare, e costituisca uno dei momenti nevralgici e importanti. Ma io vorrei dare un valore attuale al libro. Il libro che il professor Contorbi ha costruito con grande pazienza, andando a cercare negli archivi di 60 anni degli articoli che io avevo dimenticato di avere scritto, e che li ha selezionati, e non mi ha mai, che soltanto alla fine mi ha detto: ti va bene questa lista? E io credo di avergli detto tutti che andavano bene. Ho fatto qualche obiezione? Hai proposto di toglierne una decina. Ah, questo non me lo ricordavo, vedi già. Mi ricordo di averli tolti. E non li hai tolti. Comunque, no, il libro praticamente gli appartiene, perché io è una materia che ormai avevo dimenticato ed era uscita dalla mia vita. Ma il libro ha in questo momento un significato abbastanza, Lorenzo ne ha accennato. Anche Lorenzo, dovrei dire una parola su Lorenzo, perché noi abbiamo fatto un mestiere, io cominciando prima di lui, ma con quello in vari giornali, ma anche al Corriere, dove lui lavora adesso, e al Corriere proprio in un certo senso sostituì anni fa un collega straordinario che si chiamava Egisto Corradi, e che era un uomo insolito nel giornalismo italiano. Una volta, volendo fare un complimento, perché naturalmente Corradi era anche un concorrente, diciamo così in termini chiari, un rompiballe, perché certe volte uno va, seguivamo gli stessi fatti, io andavo a vedere quello che lui aveva scritto sperando di trovare un errore, pensando che avesse descritto meno bene di me, e invece con Egisto mi è capitato poche volte di avere, molte volte uscivo dalla lettura dei suoi articoli un po' seccato, perché aveva colto dei particolari, aveva dato, era stato più esatto di me. Lorenzo è un altro rompiballe, perché spesso, in epoche più recenti naturalmente, e una volta gli ho detto che aveva delle similitudini con Egisto Corradi e che questo gli abbia fatto piacere, il concorrente, quello che fa gli stessi fatti per anni, si acquista un certo tipo di familiarità, ma anche insomma è uno scocciatore. È uno che fa le sue stesse cose, che le può fare meglio, che le può fare. Ma questo è un mondo che ora, negli articoli di quel libro, molti, se dovrei confrontarli con quelli di Egisto Corradi o di quelli che hanno seguito gli stessi fatti con me. E spesso
avevamo idee opposte. Io mi consideravo in maniera terzomondista. Le esperienze della mia vita da ragazzo mi avevano portato ad avere, a seguire con passione l'emancipazione dei paesi, dei popoli coloniali, e che è stata una delle esperienze più importanti della mia vita. Ma e mi consideravo anche, mentre Egisto era un, diciamo così per semplificare, un conservatore. Una volta viaggiavamo insieme sulla strada per Praga, tra Vienna e Praga, quando la Cecoslovacchia era occupata dai sovietici, e lui mi aveva espresso delle preoccupazioni per il figlio, perché aveva delle cattive frequentazioni politiche. Allora gli ho detto, ma eravamo negli anni 60, e gli chiedi, ma chi frequenta? I repubblicani. Allora io ho fermato la macchina e gli ho detto, scendi. Ecco, avevamo quindi, forse mi prendeva in giro, ma avevamo quindi opinioni diverse, ma però credo un grande rispetto. Questo è un mondo, il libro è un po' la fine di un mondo, e il professor Contorbi avrebbe delle difficoltà oggi a fare un libro. Troverebbe nei giornali le stesse cose. Noi viviamo, è come il passaggio dal cavallo all'automobile. Noi siamo il cavallo e l'automobile. La carta, la carta stampata ha perduto la magia, non è più, come diceva Hegel, la preghiera dell'uomo moderno, perché l'uomo moderno ha già avuto le notizie della sera, e il giornale ha perduto molto del suo fascino e della novità. E quindi il mestiere è cambiato, inoltre, e tutti viaggiano. Un viaggio in Cina per me, e l'ho frequentata a lungo, mi sentivo quasi un pioniere all'arrivare sulla Tiananmen. Oggi, pochi anni dopo, negli alberghi di Pechino o di Shanghai trovavo gli impiegati del Credito Romagnolo, che erano molto simpatici, ma ormai era sfatata, tutti vanno in Cina. Il mondo è aperto, le frontiere sono state abbattute, il mondo che vediamo tragico in realtà ci assomiglia. La descrizione dei luoghi dove noi andiamo, prima un articolo datato Phnom Penh o non so, Vilnius, oppure dava già un certo un sapore di... Oggi tutti vanno a Phnom Penh a vedere Angkor Wat o vanno... Quindi il viaggio, non è che sono finite le mete di viaggio, no, esistono tuttora, ma hanno perso la magia, il mestiere ha perso una parte della magia. Il bito dell'inviato speciale che seguiva gli avvenimenti, che andava, eccetera, più o meno da vicino, ma comunque sia che andava sul posto, aveva una sua aureola. Questo è finito. È un mondo finito. Alcuni articoli che una volta il giornalismo italiano aveva una sua caratteristica fino agli anni, credo, 80, 80 e oltre, la terza pagina dove c'erano i racconti, la televisione, l'arrivo della civiltà delle immagini ha ucciso giustamente la terza pagina, è finita. Quindi diciamo che il lavoro si è banalizzato pur senza perdere la sua importanza. Perché? Perché dietro il giornale, dietro l'articolo di giornale, dietro la trasmissione della televisione, dietro il sito web, ci sono ancora i cronisti che cercano le notizie.
quelli si dimenticano sempre. Senza i cronisti non ci sarebbero la televisione, senza i cronisti non ci sarebbero i giornali. Sono i cronisti sia dei giornali sia delle agenzie di stampa che informano il mondo, cioè il potere e la ricerca delle notizie dei cronisti della Reuters, della Associated Press, della United Press, della Agence France Presse, eccetera, e anche delle agenzie nazionali come l'ANSA in ambiti spesso più stretti, sono la fonte delle notizie e la materia prima dell'informazione, che non verrà meno, perché se no non ci sarebbe né radio, né televisione, né giornale. Quindi l'informazione continua e il giornalismo continua sotto altre vesti che, a mio avviso, sono, non lo dico con nostalgia per niente, le dico semplicemente che così come sono cambiati i mezzi di produzione, così come sono scaduti determinati mestieri o sono cambiati, e così è cambiato il mestiere del giornalista, pur restando il cronista quello che va a cercare le notizie sul posto, o quello che andando sul posto racconta le notizie senza dipendere dalle notizie delle agenzie o guardando la televisione o guardando il web. Quindi è una pietra, non dico tombale per carità, anzi, ma è il segno di un cambiamento di epoca. E, ma qui Bernardo hai aperto tanti vasi di Pandora, poche settimane fa Kovacic, lo scrittore triestino che scriveva, che commentava sul Corriere quanto fosse più difficile viaggiare in alcune zone del mondo, penso alla Siria, penso a Palmira, penso ai siti archeologici del Medio Oriente dove oggi è in furia la guerra civile, se non altro ISIS, diceva: ma questo mondo è più piccolo, 10 anni fa era molto più facile viaggiare che non oggi, luoghi che 20 anni fa era possibile visitare tranquillamente oggi sono pericolosi. Io insisterei sul lato più positivo della tua, di quello che stavi dicendo, cioè è vero che gli strumenti sono cambiati, ma è vero anche che davanti, l'ho accennato prima, all'incredibile ammontare di notizie, specialmente sul web, specialmente sui social network, i direttori dei giornali e il pubblico, ho l'impressione ci sia una svolta negli ultimi tempi, cominciano a ridare valore al giornalista, alla testimonianza e soprattutto al filtraggio delle notizie. Noi siamo, è vero che noi non diamo più la notizia, però dobbiamo ancora capirla. E questo si chiede al giornalista, paradossalmente al giornalista oggi si chiede di essere ancora più giornalista, cioè di essere commentatore esperto, ma questa cosa è vera? Questa cosa è in questa dimensione? È davvero così eccezionale? È già avvenuta? Me la spieghi? Perché magari abbiamo le immagini, ma le immagini, come Bernardo ben sa, possono essere distorte, possono essere distorcenti. Io mi ricordo, guardate, un esempio che faccio sempre, Tel Aviv, prima guerra del Golfo nel 91, quando Saddam Hussein comincia a tirare gli SCAD su Tel Aviv e su Israele, che non fecero nessun danno. Sono 42-43 SCAD, muoiono 10 persone in un mese, la guerra era in Iraq, non era in Israele, naturalmente noi eravamo lì e raccontavamo quello che vedevamo. A un certo punto uno SCAD colpisce una casetta, una casupola vicino a un distributore, mi ricordo, alla periferia occidentale di Tel Aviv, in una zona di campi, di pattumiere, di scariche a cielo aperto. Questo missile colpisce questa casa, che era una baracchetta povera, e ammazza una o due persone. Erano le prime vittime vere degli SCAD, c'erano stati incidenti d'auto, c'erano stati tutti i casi degli arabi che non riuscivano a leggere le istruzioni in ebraico e si mettevano le maschere di antigas e soffocavano perché non toglievano il tappo, 5-6 casi, ma non c'erano stati veri eccidi, non era capitato niente.
e arrivano dei colleghi della televisione e zoomano sulle rovine della, della casa. E la storia è, oddio, ci sono, è Dresda, Tel Aviv è Dresda, mi ricordo da noi c'era, c'era Caputo, c'era Livio Caputo, capo, capo desk esteri, ci dice, ah, facciamo un pezzo, Tel Aviv attaccata, adesso Shamir ordina di bombardare Baghdad, calma, qui c'era tutto il gioco, qui bisogna dire che non era vero e bisogna cercare di convincere, dice, ma ci sono le foto, ed era vero, c'erano le foto delle, della, perché se voi prendete delle rovine e delle macerie e ci fate delle zoomate da più prospettive potete costruire una città distrutta, mentre a fianco c'era la spiaggia, la gente che andava al mare, i taxi, il ristorante, l'albergo, l'hotel e il bar, tutto aperto. È vero che c'era stato un esodo da Tel Aviv, che la gente aveva paura e aveva lasciato Tel Aviv in parte, ma non era distrutta. E questo bisogna capire, perché poi di fatto Shamir non intervenne, questo era il gioco di Saddam, cercare di coinvolgere Israele per risollevare tutto il mondo arabo, ti ricordi, ma questo non avviene. Allora lì, tu sei lì, no, alt, non è vero, questo non è così, la forza, quindi l'immagine può essere cambiata, va raccontata, e lì la forza dell'esperienza, la forza della, anche della credibilità che tu hai al tuo giornale, o al tuo media, che qualsiasi esso sia, oppure quando l'anno scorso abbiamo visto davvero non c'erano notizie, quando è cominciato l'attacco contro i cristiani di ISIS, ci è voluto 3-4 giorni per capire cosa stavano facendo, e questo esodo enorme di gente che scappava da, da Mosul, e anche lì esserci stato prima, essere già stato a Mosul, ricordare cos'era la comunità cristiana di Mosul, che c'eri stato nel 2005, nel 2004, c'eri stato con Saddam Hussein, avevi visto cos'era il patriarcato caldeo, avevi parlato con Monsignor Delli, c'è tutta questa cosa che un inviato come Bernardo può leggere e capire, ma non occorre avere l'età di Bernardo, basta qualcuno che segue e approfondisce quella storia. Ma io però ho una domanda che voglio fare a Bernardo, che gli darà un fastidio boia perché non ne vuole mai parlare, però ci aiuta anche a capire, perché poi se voi guardate questo libro e seguite la carriera di Bernardo, sì che c'è la parentesi dell'Italia, ci sono tante cose, no? C'è, è un giornalismo molto completo, però c'è tanta guerra, c'è tanta crisi militare, c'è guerra combattuta, è un inviato di guerra che non fa solo quello, ma c'è tanta guerra. E allora, Bernardo qui non c'è, nel libro non se ne parla mai, e Bernardo adesso dirà uffa, ma non è importante, beh, però è curioso, tutte le volte che se ne parla il tema solleva l'attenzione, perché giovanissimo, Bernardo ha 17-18 anni, va nella legione straniera, e ci sta 3, 4 anni, 5, quanto? L'intero, ma io ne so, perché tu sei sempre stato molto restio. Allora, io ho sempre pensato che quando vedo Bernardo, anche alla sua veneranda età, sotto le bombe, mi dico, ma lì c'è una storia, c'è un'abitudine, c'è un conoscere le armi, sapere cos'è l'outcoming e l'incoming, quando sparano, che vuol dire che stanno sparando vicino a te verso il nemico, e quando invece il proiettile sta arrivando verso di te, e questo c'è un rumore particolare, ci sono i tempi degli scoppi, cioè l'abitudine al pericolo, l'abitudine agli uomini che hanno un mitra in mano e ti passano vicino, ai posti di blocco, all'uso delle armi, alla vicinanza delle armi, che è una società civile pacificata come la civiltà europea post seconda guerra mondiale non è così abituata, no? C'è la famosa storia di Levi che torna da Auschwitz e che vuole vendere il libro di Auschwitz, e gli dicono ma basta guerra, no? E ci metterà 5 anni a scrivere Se questo è un uomo e vederlo pubblicato, perché c'era una saturazione di guerra e di morti e poi diventerà il grande bestseller, perché l'Europa è ancora pronta, il mondo occidentale è ancora pronto a leggere e a ascoltare di guerra. Però Bernardo ha questa abitudine e probabilmente nasce da lì, ma io però sono interessato a capire come si è passato da una gioventù borghese tranquilla italiana a
la decisione molto romantica negli anni, cosa siamo? Siamo agli inizi degli anni 50, della, forse anche prima, di entrare nella Legione, e da lì il passaggio al giornalismo. Cosa ti ha dato? Che cosa ci puoi spiegare un po' questo, questa fase della vita che qui non c'è nel libro? C'è, ma è accennata. Se ne parla. Allora l'ho letto male, però. Nell'intervista. Nell'intervista. Sì, questo l'ho visto, ma sì, ma è un accenno. No, nessun rapporto. L'esperienza giovanile di cui parla Lorenzo mi ha dato delle gambe molto più robuste per camminare. Ho muscoli eccellenti perché ho marciato molto e basta. Ma prima di tutto l'idea, io ho la profonda convinzione che non esiste il corrispondente di guerra. Il corrispondente di guerra che fa soltanto il corrispondente di guerra. Io credo che ci sia stato qualche corrispondente di guerra all'inizio del giornalismo vero. Come sapete, il giornalismo moderno nasce durante la guerra di Crimea con l'inviato del Times che assiste alla carica dei 600 di Balaclava, e che quello che importa è che nel frattempo è stato inventato il telegrafo, e quindi lui fa la cronaca viva di quello che ha appena visto. Anche prima c'erano gli inviati di guerra che seguivano Napoleone, eccetera, ma i loro articoli arrivavano settimane o mesi dopo in redazione, quindi mancava quella che era così l'emozione. Io credo che il più grande corrispondente di guerra ineguagliato, a mio avviso, è stato Vassili Grossman. Vassili Grossman è giornalista russo, sovietico, che ha scritto uno dei più bei libri del secolo scorso, Vita e Destino, e tanti altri, ma che era corrispondente del giornale sovietico dell'Armata Rossa e che vive la battaglia, tra l'altro, la battaglia di Stalingrado tra i combattenti. Ora immaginatevi cos'era Stalingrado, non so se avete un'idea di che cos'era Stalingrado. I suoi articoli, valevano, pubblicati dal giornale dell'Armata Rossa, dicevano due corpi d'armata, per l'emozione. I giornalisti inglesi e americani che seguivano la campagna di Russia, dalla Russia, ricavavano i loro articoli dagli articoli di Vassili Grossman, che era tra i combattenti, e non soltanto lì. Poi la vita. Ora è molto difficile che il corrispondente di guerra viva in mezzo ai combattenti, quindi vede la guerra. Io vi ho parlato prima del piccolo eroe di Stendhal, di Fabrizio, ma è distante dalla guerra. La guerra la vede sullo sfondo il giornalista. Anche poi le guerre di oggi sono diverse, i pericoli sono altri. Inoltre la televisione, le immagini hanno già dato alcuni, insieme a Lorenzo abbiamo seguito la guerra in Iraq nel 2003. Ora i colleghi della televisione, le colleghe erano bravissime, filmavano le bombe che esplodevano a Baghdad. Ma come fai a scrivere su un giornale tutti i giorni che come esplodono le bombe, che la gente ha già visto alla televisione? Come facevi a dire in Vietnam che si sparava quando una guerra durava da 30 anni e tutti i giorni sparavano?
Quindi ci sono stati degli scrittori di guerra come Juncker di grande valore, ma quello che la civiltà delle immagini, quello che chiamo, che prima è quella informatica, che ha declassato o ha cambiato la natura del giornale stampato. E lì ha ragione Lorenzo, certo, il giornale stampato, quello che resterà, io non so quanti di voi leggono il giornale, ma credo che non vi chiedo di alzare la mano perché probabilmente siete pochi, ma il giornale deve dare, non può più dare la notizia asciutta, deve dare l'analisi della notizia, deve dare le testimonianze dirette, i grandi reportage, quelli vivi. Per questo al giornalista è necessario, se è onesto, se ha bisogno, se fa correttamente il proprio mestiere, di andare, come si dice, sul posto a vedere le cose. Questo è il tipo. E così una guerra deve essere spiegata oggi come un fatto politico, quali sono le forze in campo. Se io voglio parlare del califfato, dell'ISIS, di quello che sta accadendo in Medio Oriente, devo spiegare non solo, non tanto il combattimento, ho assistito, visto dalle colline, la battaglia di Kobane, che è stata una battaglia di piccole dimensioni ma estremamente cruenta e significativa e simbolica, ma ne devo dare il significato. È il significato politico ed è lo stesso discorso che io faccio su un conflitto, a parte qualche immagine che devo dare per attirare il lettore oppure per dare l'impressione di quello che sta accadendo, devo fare un'analisi oppure una testimonianza viva. Sì, questo resterà in quello che resteranno dei giornali stampati e riservati a un gruppo di lettori di elite o particolari. I nostri giornali, non è un segreto per nessuno, vendevano 800.000 copie, oggi vengono 230-250, in edicola, poi le venderanno altre in un'altra maniera, ma sono importanti perché sono come la madre per l'aceto, perché è da lì che poi il resto dell'informazione prende vita e prende determinate direzioni. Però il giornale deve dare appunto l'analisi, che sia una guerra, che sia una crisi politica, deve fare delle analisi, deve dare delle spiegazioni che le immagini non danno. Questo naturalmente richiede una professionalità spesso superiore a quella che invece il cronista che era sul posto dava, dando i fatti asciutti così come erano. Il discorso, credo di aver risposto a Lorenzo. Beh, io proprio su Kobane abbiamo visto un fatto, tra l'altro 3-4 giorni fa lo YPG, cioè le forze curde in Siria collegate col PKK turco, hanno liberato un'altra cittadina, Tel Abayad, accanto a Kobane. Però esattamente Kobane, e questo l'ho scritto più volte, Kobane era importante perché era visibile, cioè davanti a una Siria e un Iraq dove ormai per noi giornalisti occidentali diventa praticamente impossibile entrare nel profondo perché ci ammazzano, perché ci prendono, perché ci vendono al minimo se non ci tagliano la testa, oppure ci vendono per miliardi. Kobane era visibile, ma io l'ho scritto più volte, Kobane dal punto di vista militare non valeva niente, cioè di fronte alle grandi battaglie attorno a Aleppo, piuttosto che attorno a Tikrit o alla raffineria di Beji, dove ci sono
migliaia di morti, dove davvero tutta la dinamica dello scontro tra le tribù sciite e sunnite si sta consumando, dove c'è la presenza evidente di truppe addirittura di Pasdaran che arrivano dall'Iran, e quindi tutta la problematica dell'intervento dell'Iran nello scacchiere iracheno e anche in Siria. Non è raccontabile, e noi a un certo punto io sono stato tenuto dal giornale che ha pochi soldi, e quindi questo è un altro dei grandi problemi contemporanei per la stampa, cioè che ci sono meno pubblicità, cioè ci sono molti meno soldi, quindi tutto viene centellinato. Io potevo partire una volta, mi ricordo nella crisi in Iraq 2005-2004, stava mesi in Iraq, magari non scrivevi per 11 giorni, nessuno diceva niente. Oggi se non scrivi per 4 te ne torni a casa perché non ci sono i soldi. Ma Kobane in realtà dal punto di vista militare è stato un nulla. Gli americani hanno speso miliardi perché hanno i missili, hanno, a un certo punto hanno concentrato tutte le operazioni su Kobane, quando era molto più importante magari bombardare Raqqa o intervenire attorno a Mosul o attorno alle zone curde più a est. Ma lo facevano perché era visibile, e per Barack Obama era impossibile, era impensabile pensare che il mondo vedesse la caduta di Kobane, no? Quindi c'è stato un intervento, quindi quanto ci ha condizionato. Però la nostra forza, io veramente rivendico la nostra forza, sono un po' più ottimista. Io credo che veramente ci sia, come dicevo prima, davanti a c'è un po' di, siamo un po' tutti stufi di internet, cioè siamo un po' tutti stufi delle baggianate che si leggono e sulle cose non vere, sulle falsità che si leggono sui social network, sul modo distorto. Ci vuole qualcuno che ti faccia lo screening, ci vuole qualcuno che ti faccia il filtraggio, e da qui il ritorno in auge del giornalismo. Probabilmente non è più il reporter come faceva Bernardo, che negli anni 50 arrivava in Vietnam e il solo titolo Vietnam affascinava tutti, però l'analisi, però la conoscenza, però il leggere i due libri che sono importanti, o magari il classico che è uscito qua 40 anni prima e che ti dà il senso della profondità della storia. Io questo credo molto. Io credo molto. Una domanda al professor Contorbia. Professor Contorbia, oltre ad aver curato questo libro, ha curato 4 volumi, è un'antologia dei meridiani di Mondadori, di articoli scelti dal 1860, l'Unità, fino al 2001. Voi pensate che lavoro che sia d'archivio, di selezione. A me ha affascinato di questi 4 volumi, non tanto quelli del 2001 al quale figuravo e nel quale figuravi anche tu, ma quelli del 1890, del 1900, del 2000, del 1900, e ho trovato delle cose bellissime scritte allora. Ecco, qual è il suo giudizio adesso, avendo questo panorama straordinario di questo giornalismo di cui abbiamo parlato noi fino adesso? Ma io credo di cavarmela in fretta dando ragione a Cremonesi, che non dice cose molto diverse dalle tue. Tu indulgi un po' alla civetteria della finis mundi. In realtà, ecco, io sono convinto che con tutto quello che si può dire sul logoramento della parola scritta, l'ultima copia del New York Times, la carta che non è più il riferimento fondamentale sul terreno dell'informazione, e la tua storia, la sua storia, e non lo dico per captazio e benevolenza perché siate qui, è la testimonianza che non siamo alla fine di un mondo. Tu hai utilizzato questa formula che dava il titolo all'ultimo tomo delle memorie di Ardengo Soffici, uno scrittore probabilmente oggi giustamente dimenticato. A me sembra invece che paradossalmente, proprio nel momento stesso in cui sembra di assistere ad un logoramento irreversibile e delle categorie e degli strumenti dati, in realtà non la domanda, diciamo, di una narrazione veridica, insomma di una informazione attendibile, non si è minimamente esaurita. Certo che dal 1991
dal 2003 a oggi le forme della rappresentazione giornalistica sono modificate radicalmente, ma non il senso profondo dell'impresa. Io non so oggi, nessuno me lo chiede, come sarebbe possibile raccontare i 14 anni che ci separano dal 2001, ma non vedo perché non si possa tentarla un'antologia dell'ultimo quindicennio. E nell'ultimo quindicennio credo ci siano esperienze di rappresentazione verbale per immagini eccetera non meno importanti di quelle dei decenni precedenti. Certo, con la memoria del presbite, io ho qualche anno meno di te e qualcuno più di Cremonesi, e ricordo come straordinariamente suggestiva la fase storica degli anni 60, insomma, ma là c'era anche una diversa apertura, diciamo, di ordine strutturale, cioè c'era l'idea di un mondo destinato a cambiamenti profondi e radicali che ci sono stati. Oggi mi sembra viviamo in un universo insieme illimitatamente aperto e più asfittico, però il senso del mestiere, con tutti i cambiamenti tecnici che possono ulteriormente intervenire oltre a quelli che sono intervenuti, non mi sembra venuto meno. La verità sarà sempre la verità del momento, ma come frammento di un'aspirazione ad una ricomposizione più alta. Abbiamo un minuto e... un minuto soltanto per dire che non sono d'accordo completamente con questo racconto. Quello che è accaduto dal 2001 negli ultimi 10-15 anni con l'introduzione dell'informatica ha fatto sì che sia quelle che erano, l'informazione era contenuta nei giornali e un pochino la televisione via via ovviamente ha occupato, e lì è diventata, noi viviamo la civiltà secondo me delle immagini dopo quello della parola scritta, però quello che è avvenuto di importante è stata l'inondazione di informazioni. Questa è la cosa, i social network, tutte quelle forme di informazione. Un uomo, quello che per esempio stupisce è che io mi è capitato di andare nei licei a parlare di giornalismo eccetera, chiedevo chi ha letto, chi legge di voi i giornali, nessuno alzava la mano, forse leggete, comprate o guardate in casa quelli che comprano i vostri parenti, silenzio. Poi scoprivo invece che i giovani del secondo liceo, terzo liceo sapevano un sacco di cose. Ora le sapevano ovviamente attraverso dei canali di informazione che non erano quelli che io praticavo, e cioè il giornalismo. Quindi è qualcosa è cambiato probabilmente. L'articolo del 1870, come anche alcuni miei di 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, erano il cuore dell'informazione, come quella di altri giornali. Oggi è invece la parola scritta non è più quella che mi porta, quella, ripeto, che dicevo prima, di Hegel, che diceva, credo che fosse Hegel che diceva, è la preghiera, il giornale è la preghiera dell'uomo moderno, perché l'uomo moderno ha già saputo tutto la sera prima attraverso altre fonti, e quindi il mio giornalismo deve cambiare, questo siamo d'accordo, mi sembra tutti, deve essere quella della stampa scritta, parlo, perché come ho detto la fonte dell'informazione resta quella di sempre, e cioè del cronista che va a cercare la notizia. Una società democratica dipende anche dall'onestà e dallo zelo del cronista che va a cercare la notizia, perché il cronista dà la notizia che forma l'opinione pubblica, e se la notizia è esatta l'opinione pubblica può indirizzarsi verso scelte che sono quelle elettorali, quelle politiche di una società democratica meglio. Quindi quella resta immutata. Il cronista anonimo che mi cerca la notizia nel comune o sul campo o in un paese del Medio Oriente o estremo resta sempre essenziale.
quella che nel giornale invece è cambiata deve essere, è un giornalismo invece selettivo, che riguarda un'elite. Perché alcuni giornali hanno resistito? Sono alcuni giornali che hanno resistito, che non hanno subito la di carta, che non hanno subito questa cosa. Anche il New York Times, che resta a mio avviso anche nel suo sito il giornale che si avvicina di più a quello che può essere un vero giornale, ma hanno resistito due giornali, l'Economist, il quale mi dà l'analisi della settimana, formidabile strumento che ha aumentato persino la tiratura, mentre gli altri settimanali sono allo sbando, che cercavano sempre delle idee vaghe che poi non valgono più niente, e un altro giornale, il New Yorker, che invece mi racconta le storie, le grandi testimonianze. Questi sono i due grandi indirizzi, l'analisi delle notizie e, per quello che ci riguarda, della stampa scritta, e che oppure le testimonianze, i grandi reportage vissuti, ma esplicativi, e che riguarderanno naturalmente un pubblico più ristretto, come del resto sta avvenendo. Grazie, ci dicono che è ora di chiudere e grazie per essere venuto, grazie Bernardo. Grazie professore. E adesso è il momento della premiazione. Sì, conferiremo il Festival Passaggi, conferirà il premio Andrea Barbato Passaggi d'Inchiesta, e per il premio chiamerei sul palco il vice sindaco e assessore alla cultura Stefano Marcheggiani e l'autore, l'artista del premio, che è Giovanni Bellantuono, i quali conferiranno appunto il premio. Passo il microfono all'assessore Marcheggiani per leggere le motivazioni del premio. A Bernardo Valli, Fano, 18 giugno 2015, per aver non solo definito ma onorato in 60 anni di carriera l'informazione come un servizio pubblico essenziale, attività che dà autenticità a ogni democrazia, per aver affrontato la professione come un mestiere vulnerabile, processo infinito soggetto a mutamenti, esercitato con onestà di parte, per essere stato portatore di uno stile privo di superlativi ma non scevro di condizionali, per non aver mai ceduto alla vanità della parola, mantenendo il rigore dei fatti. Inviato per il mondo, ha firmato con le sue corrispondenze le grandi stagioni dei quotidiani Il Giorno, Il Corriere della Sera, La Stampa e La Repubblica, senza mai dimenticare di essere un cronista che deve raccontare. Per questi motivi, il Comitato Scientifico di Passaggi Festival conferisce a Bernardo Valli il premio Andrea Barbato Passaggi d'Inchiesta. Il presidente del Comitato Scientifico Nando Dalla Chiesa, il direttore culturale Claudio Novelli, il presidente dell'Associazione Passaggi Cesare Carnaroli, il direttore di Passaggi Festival Giovanni Belfiori. Adesso sì, può consegnare direttamente il premio. Se vuol presentare. Grazie mille. Devo filmare questo. Grazie a tutti e grazie ancora a Bernardo Valli. Non c'è stasera.